Oddio, sono circondato. Via, 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 via. No, ma cacchio, mi ha preso il volo. Peste, quanti sono? Quanti golem? Troppi golem. No, ma quanti? No, dai, non è possibile tutti sti golem. Tu non ti svegliare, mi raccomando, stai qui, buono buonino. Guardate quello che se ne sta lì, buono buonino, secondo me ha un po' di paura. Guarda, si è spostato all'ultimo, bastardone, fermoli! Ok. Fantastico. Appurato il fatto che non posso fare fuori golem perché non ho i lanciarazzi. Quello che possiamo fare è cercare di rubare velocemente l'artefatto, successivamente farci seguire e portare tutti i golem in quella stanza laggiù e poi, una volta scappati, tamarci tranquillamente sia il lucertolone che le lumachine. Sono sopravvissute? Sì, sono ancora lì. Quindi teoricamente questa è la tattica. Ma molto teoricamente. Ok, la mia tigrozza ha recuperato tutta la vita. Quindi proviamo a scenderci piano piano, tranquilli, tranquilli, da questa parte. Fai silenzio, tigrotta. Non dobbiamo farci sentire. Via, più veloce della luce. Questa è tanto vicina, questa è tanto vicina. Prendi tutto. Via, 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 via. Dove sei, tigrotta? Ok, molto bene, molto bene. Perfetto. Salta. Ok. Bene, tu resta lì. E adesso gli altri che fine hanno fatto? Ok, eccoli qua. Via, 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 via. Ma se stanno lì, secondo me... Ok, direi che lì non ci possono fare danni. Sì, no, aspetta, aspetta a dirlo, no. Ok. Bene, vediamo un po' cos'è che abbiamo vinto alla lotteria. Cos'è sta cosa? Artefatto più una torcia bruciata. Una skin di torcia bruciata. Vabbè. Che cacata, dai. Qualcosa di un po' più utile. Wow, che mega skin. E dire che ho rischiato la vita. Allora, ah, guardate come se ne sta tutto bello raggomitolato. Abbiamo fatto un bordello incredibile, lui neanche se n'è accorto. Io direi di lasciare lui qua. Attribuiamoci il livello, non saprei cosa darmi di livello. Direi peso alla fin fine. Sì, sì, andiamo col peso. Ok, allora per l'occasione mi sono portato il taser, che è la prima volta che lo utilizzo, non l'ho mai utilizzato. 1, 2, 3, via! Oh, 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 no, no, non si è addormentato subito. No, è già incazzato. Ma cos'è, è notte che è così veloce? No. Wow, è andato già giù, benissimo, è davvero tanto potente allora il taser. Allora, vieni qui. Bene, bene, bene. Non ho neanche visto che livello è, ovviamente avevo altro da fare. Allora, è un livello... che miseria, livello 12, mannaccia. Cos'è? Cos'è? È lui? Ok. Allora, come vedete, ha un torpore abbastanza importante, scende lentamente. Ho letto che a qualunque orario, cioè a qualunque livello di torpore, all'orario 20 e 30 si sveglia ugualmente. Quindi ci toccherà nuovamente riaddormentarlo. Adesso non ho neanche guardato che ore sono. Sono le 14.39, quindi non abbiamo tantissimo. Bisognava un po' studiarselo. Io invece ho scelto la tattica del facciamo un po' come cazzo viene viene. E ok, bisogna lasciargli scendere tutta la barra della fame e infine dargli il cibo. L'ideale sarebbe il prime... Ma sei te che fai sti versi, lucertolone?
L'ideale sarebbe dargli il primate, che ovviamente non ho. Ci servirebbero dei serpentelli. Però serpenti, onestamente, non credo che li abbiamo ammazzati. Abbiamo trovato di tutto di più, ma non i serpenti. Ammazza che respiro pesante che hai, oh. Andiamo a vedere la lumachina qui, che onestamente non posso tamarla perché non ho il cibo da darle. Quindi niente, niente lumachine. Dovremo poi tornare una seconda volta per tamare le lumache. No! No, c'è il golem qua sotto. È la miseria, mi tira le pietre da sotto l'acqua. Via, via, via. Allora, sto tornando indietro nella grotta per fare un po' di carne. Qua su ci sono tre pipistrellini, diciamo che sono rimasti solamente in tre. Sì, proviamo. No, aiuto! Proviamo magari a dargli fuoco. Girati così, bene. Ok, tu. Che? Okay. Cioè, c'è tipo uno scudo di energia. Ma com'è che non riesco a ucciderli? C'è tipo qualcosa davanti che non mi permette di colpirli. Però loro possono venire, perché? Mondo ingiusto. Bravissima, tigrozza. Dov'è? Ok. Qua c'è un passaggio. Ok, tigrotta, vieni qua. Allora, vediamo un po'. Che palle sti golem! Ma è pieno di golem! Mannaccia! Ok, vediamo qua cosa c'è. Speriamo di non trovare un altro golem. Ok, qui da dove sono arrivato? Quanti. No, l'arma, perché? Magnatelo! Ma che palle sti golem! È pieno! Però veramente gran merito a queste frecce infuocate che veramente fanno strage. Tra le frecce infuocate e la tigrozza qua abbiamo fatto ver. Quanti, mannaggia, non vi avevo visto quel po'. Che è successo? Non mi funzionava più il mouse. Ok. Ah, il signor Golem si è di nuovo glitchato. Beh, meglio così. Tutto bene? Come sta? Sì, si sente un po' solo qua, immagino. Sprofondato qui. Non è che sia quel granché. Mannaggia, ce n'è un altro ancora. Ma quante ce n'è? Ma sbagliano un po' la mira o cosa? Allora, visto che non vi posso tamare, io quasi quasi vi uccido. Vediamo un po'. Ah, pure questi si chiudono come il dio di Kuro. È sopravvissuta. Ok. Mannaggia se sono resistenti, oh. No, là sotto no! Ma perché? Una cacchina. Eccola lì la cacchina. Allora ci dà semplicemente niente, chitina e carne, niente di che. Guardate quante! E dargli fuoco è davvero troppo divertente. Oh, la miseria, che salto. Dargli fuoco è troppo divertente. Cacchio, si sono già tutti respawnati, è la grande. Mori.
Ok, qua si sono respawnati praticamente tutti. Avevano paura che mi annoiassi. Abbiamo fatto nuovamente piazza pulita di tutto quello che c'era, eccetto i golem, ovviamente. Avevo quasi un centinaio di frecce e me ne sono rimaste solamente 80, quindi basta sprecarle. Allora, adesso di carne ne ho abbastanza, purtroppo non ho trovato primate, nessun animale me l'ha droppata e pazienza. Andremo solamente giù con carne normale. Anche perché poi partiamo da un livello davvero molto basso, quindi non ci perdiamo niente di che. Vediamo che ore sono. Sono le 18:34, quindi in teoria fra 2 ore si dovrebbe svegliare. Ecco che si è svegliato. Allora, mi sa tanto che ce lo dobbiamo di nuovo addormentare. Vediamo, vediamo, vediamo. Mettiamo. Il taser ormai lo posso anche buttare via, guarda. Via, così mi alleggerisco. Bene, dopo tanti problemi, tanti risvegli, finalmente è giunto il momento di dargli da mangiare. Guardate quanto è giù la barra della fame. Quindi direi che possiamo finalmente dargli da mangiare e sperare che sia sufficiente. Sono le ore 12:38, quindi alle 20:30 fra 8 ore più o meno si sveglierà. Ora, tigrotta mia, vieni qui che dobbiamo dare la pappa al nostro lucertolone. Oh, che brava, anche un livello in più. Vediamo un po' cosa posso dartelo. Beh, direi sempre il peso. Sì, brava. Dai, cammina adesso, dai, andiamo, dai, dai, su. Come on. Ok, boh, mazza che saltone, oh. Buona pappa. Allora, siamo già a 800, cavolo. La fame sale su da... cioè, sale davvero in fretta, vediamo un po'. No, forse non basta, 1200, siamo a metà. No, non basta. Porca miseria. Ci vuole ancora un bel po'. Se si sveglia perde di nuovo tutta la barra dell'addomesticamento, secondo me. Allora, sono le 16:40, ci rimangono meno di 4 ore. No, sì, meno di 4 ore per riuscire a completare il tamin. Non manca più tanto, speriamo di riuscire nell'impresa. Dai, che manca poco, dai, che manca poco. 17:48. Sì, che ce la facciamo, dai, secondo me ce la facciamo. Comunque sia, mi tengo a debita distanza, perché se si sveglia la sera è abbastanza incazzato, veloce e bastardo. Così, là. Come on, baby, come on. No, ancora per un pelo. Come sempre, manca un pelo per arrivare alla fine. Ok, le 18 e 14. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. L'ho dovuto attirare da questa parte perché dall'altra c'erano i golem. E non vi dico che una volta mi è anche caduto giù di sotto. Allora fatti seguire con i golem che ti attaccano. È stata veramente un'impresa. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. E lo chiameremo Morsa. Molto bene, vieni qui piccoli. Cos'è? Allora sono le 18:38, quindi è ancora abbastanza stanco, però vieni lo stesso con noi. Guardate quanto è lento. Oh, che carino, finalmente. Ce l'hai fatta sudare, eh? Non pensavo, ma alla fine è stato lungo tamare anche questo animale. Allora, al di là del fatto che non ho la sella, perché come sempre mi dimentico di fare le selle. Ora mi domando se è in grado di saltare questo. Non credo. Non credo. Allora, anche perché direi andiamo. Tu puoi dormire qui tranquillo. Tanto qui teoricamente non c'è nessuno. Il golem è sempre là sotto l'acqua. Quindi tu statene fermino. Non mi cadere proprio nell'acqua. Mi raccomando. Anzi, no, per sicurezza vieni qua, va. Non cadermi nell'acqua. Ok.
Ci mettiamo qua, ti fai un po' di ninna qua, poi io ritorno con la sella e ce ne torniamo a casuccia. Sì, no, fai con comodo, lo rinominerei Bradipo. Bravissimo, cucciolone. E andiamo a farci la sella. Ok, tu vuoi passeggiare con me? Vieni, piccolino. Benissimo. E penso che sia il penultimo step questo, poi dopo diventerà adulto. Andiamo a fare la sella. Ok, adesso ci saranno di nuovo un mare di nemici pronti ad attenderci, sono sicuro. Ho preso un po' di frecce infuocate, allora piccolino, vieni. Non attaccare, ma seguimi. Piccolino, bravissimo. Guardateli, che m'ammazza quanti sono. Allora, tu sei qui. Attacca pure allora, va. Vediamo se riesco a beccarne qualcuno. Uno preso. Ci segue, vieni, vieni, vieni. Due presi, benissimo. Ok, guardate come si illumina. No, è caduto nella. Ah no, meno male. Oh, mazza quanti sono! Ok, no, il golem no! Tigrotta, vieni qui! Ok, stranamente qua non ci sono i lupi, vediamo qua sotto che cosa c'è. Che strano, non c'è nessuno. Meglio così. Ok, tutto easy. No! Mazza che salto. Ok, sono le 22, quindi è nel pieno delle sue facoltà assassine. Allora, facciamo. Ok, aspetta qua. Ok. No, non può saltare. E se non può saltare, come facciamo a uscire di qua? Ah, sì, che culo. Allora, prendiamo il nostro piccolino e ce lo portiamo a passeggio. Guardate che figata, no? Ho sbagliato strada. Passiamo di qua che ho già fatto piazza pulita. Teoricamente non dovrei togliere la vita ai miei animali, spero. Guardate come se lo porta. Possiamo trasportare così tutti gli animali di media taglia e anche gli uomini. Per chi gioca in multiplayer. È anche abbastanza veloce. Sto sprintando con l'animale sopra. E direi che tutto sommato è abbastanza veloce. Adesso dobbiamo vedere il danno che fa. Qua c'è il golem. Veloce, veloce, veloce. Ah, la stamina è scesa. Il golem è proprio qua dietro, quindi aspettiamo che risalga la stamina. Ah, benissimo, lo porta anche nell'acqua. Nell'acqua è lentissimo, Molto lento. No, pipistrelli, rompiminchia. Usciamo dalla grotta, è finita. Uff, ci ho passato parecchie ore in questa grotta, non vedo l'ora di tornarmene fuori alla luce del sole. Cioè, mi ha preso un infarto, ti immagini non potessi uscire. Ok, il drago se n'è andato a quel paese, porca miseria. Allora, abbiamo acquisito il nostro primo livello, vediamo un po' cosa possiamo dargli, direi forse stamina. Danno 150, vita 1400 che non è poi malaccio, eh. Velocità 100, peso solamente 312, davvero poca roba. Beh, io direi di dare un pochettino in danno, dai. Se notate, ha gli occhietti che rimangono sempre accesi, quindi anche nel buio lo possiamo trovare. Laggiù c'è il drago. Allora, vediamo un po' di recuperare il drago, mannaccia. Ah, eccolo. Ok, c'è un carro. Ok. Allora non possiamo saltare. Possiamo fare però questo verso qui. Ok, col tasto destro prendiamo i nemici. Con quello sinistro attacchiamo. Allora vediamo un po'. Prendiamo quello. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Sì, molto bene. E per fargli danno. No, ok.
Ho sbagliato! Allora, vediamo un po' se il carno si... No, sono senza stamina, devo alzare la stamina. Cioè, va all'indietro come Michael Jackson. Guardate il drago. Allora, com'è che posso infliggergli danno, però, tenendolo in bocca? Ah, con il tasto sinistro. Allora, teniamo premuto il tasto destro e poi clicchiamo quello sinistro e possiamo fargli danno. Un po' come facciamo, come anche con l'aquila, con la Gentavis. Bene, bene, bene. Non male, direi. Diciamo che è potenzialmente strapotente contro i nemici di media taglia. No, lui non riusciamo a prendere. Allora, direi di aggiungere un po' di stamina. Ok. E va bene, anche per questo video credo che abbiamo visto un po' tutto. Questo animale sicuramente è molto divertente, ma solo per uso notturno, perché di giorno passerà la giornata a dormire, quindi praticamente inutilizzabile. Vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti! Come on. Se il video ti è piaciuto e ti senti un po' più paciuto, non lasciare il tuo compito incompiuto, non fare il cornuto. Un like è doverosamente dovuto. Yeah.